Nella Bibbia si racconta la storia degli ebrei, popolazione nomade di stirpe semitica, che verso il 1900 a.C. abbandona la Mesopotamia per insediarsi in Palestina. Nel secondo libro della Bibbia, l'Esodo, è narrato l'incontro tra il dio ebraico Yahweh e Mosè. Mosè, prescelto dalla divinità, riceve l'incarico di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù egizia per condurlo nella terra promessa. Personaggio dai contorni leggendari e mitici, nacque da israeliti durante la persecuzione voluta da Ramses II. La leggenda racconta che, neonato, fu nascosto in una cesta perché scampasse alla persecuzione. Tratto in salvo sulle sponde del Nilo dalla figlia del faraone, crebbe e fu educato presso la corte egizia. Nelle tre religioni monoteiste, Mosè è una figura unificante. Per gli ebrei è il più grande profeta. Per i cristiani è profeta e figura cristologica. Per gli islamici è predecessore di Maometto, espressione della verità divina. È un eroe sfaccettato, mansueto e irrequieto, severo e impacciato. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia. Si legge nel Deuteronomio. Custode delle tavole dei comandamenti, è centro del racconto di Thomas Mann, La legge, una violenta accusa contro il disprezzo della legge morale da parte del nazismo. Sigmund Freud sperimenta un'ossessione per la sua figura. In L'uomo Mosè e la religione monoteistica scrive: «Esso mi tormentava come un fantasma senza pace». Anche il cinema ne ha celebrato le imprese in numerosi colossal. Le piaghe d'Egitto e la fuga nel deserto, il passaggio attraverso il Mar Rosso, le leggi ricevute sul Sinai e la punizione degli idolatri.